Buonasera amici della Domenica Sportiva, questo è l'ultimo numero stagionale della nostra diretta che vi ha tenuto compagnia ogni domenica alle ore 22 ed è una puntata speciale perché tratteremo a 360 gradi quello che sarà il mercato del Pescara, la stagione che è stata, la scelta del neotecnico Zauri. Lo faremo con il presidente Daniele Sebastiani che è ospite in studio da noi. Grazie presidente, buonasera. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, presidente Sebastiani, che risponderà alle domande dei colleghi Gabriele De Bari. Ciao Gabriele, buonasera. Buonasera a tutti. Del caporedattore dello Spagine dello Sport del Centro, Rocco Coletti. Ciao Rocco, buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto da Pesaro arrivano buone notizie per l'Acque Sapone, che a pochi minuti dalla fine avanti per 3-1, dunque può riportare, sta riportando la serie scudetto a gara 5 in Abruzzo. Intanto presidente, la prima domanda la faccio io, poi lascio il microfono ai colleghi. Perché la scelta di Zauri sulla panchina del Pescara? Ma perché volevamo un tecnico giovane, ce l'avevamo in casa e quindi, come ho detto nella conferenza di presentazione, abbiamo impiegato veramente 30 secondi con Giorgio a decidere di affidargli la squadra. Tutto qui, non ci sono altri motivi, non ci sono motivi del tipo che promuoviamo i nostri allenatori li promuoviamo e sono bravi. In questi anni abbiamo avuto tanti allenatori nel settore giovanile. Purtroppo non tutti sono potuti arrivare in prima squadra, quelli che ci sono arrivati hanno dimostrato di poterci stare e mi auguro che Zauri faccia la stessa cosa. Con Pillon come si è lasciato? Benissimo, benissimo, perché è un tecnico che con noi si è comportato non bene di più. Poi, come ho sempre detto, si può anche non essere d'accordo su qualche scelta, ma comunque sia restano i fatti. Siamo entrati nei playoff, abbiamo giocato la semifinale playoff, purtroppo siamo usciti per un nulla, quindi bisogna solamente dire bravo. Gabriele De Bari e Rocco Coletti. Gabriele. Okay, tre domande, una sul... Hai più di un'ora, quindi comincia con una domanda. Una sul recente passato, sul presente e sul futuro. Vai, comincia con... Comincio. Pillon è arrivato quinto, quindi ha disputato un campionato importante, con grandi meriti, ma qualche rimprovero ritieni di poterglielo fare per come si è giocato i playoff? Cioè, c'è una cosa che non gli è piaciuta di questo tecnico, qualcosa che magari non ha condiviso fino in fondo? Ma a posteriori, credo, ovviamente. Credo di essere stato sempre molto esplicito. A me, se c'è una cosa che posso rimproverare, magari in qualche caso un pizzico di coraggio in più, ma quello fa parte del gioco. Comunque noi sapevamo, quando abbiamo preso il mister, che idea aveva e credo che abbia fatto anche molto di più di quello che gli si chiedesse. Pertanto non si può che essere soddisfatti. Poi è chiaro che se mi fai la domanda più esplicita, avresti giocato magari anche in un altro modo, ti rispondo. No, soprattutto ti rispondo di sì. C'era la possibilità. Aspetta, fammi vedere come volevi giocare. No, a me piace, ma non credo solo a me, credo che il Pescara abbia abituato i propri tifosi a vedere sempre una squadra propositiva, a cercare di fare un gioco d'attacco. Noi l'abbiamo fatto questo gioco, l'abbiamo fatto nella prima parte del campionato e poi siamo diventati un po' troppo sparagnini e abbiamo pagato pegno diverse volte. Credo che siamo usciti nella partita in cui non meritavamo di uscire, perché alla semifinale d'andata a Verona è stata una bellissima partita da tutte e due le parti, azione da gol. Fiorillo ha fatto diversi interventi, il loro portiere la stessa cosa. Nella partita di ritorno siamo usciti appunto per una svista dopo che due minuti prima avevamo sfiorato il gol con Mancuso. Quel cambio di Campagnaro Sottile è stato un po' la sintesi del pensiero suo di prima sul Pescara poco propositivo? Ma adesso tutti quanti parlano di questo cambio e tutti quanti possono dire sì, quel cambio non l'avrei fatto, però magari finiva la partita sullo 0-0 e aveva blindato il passaggio, oggi eravamo qui a parlare di altro. Però al di là di, ripeto, mi è piaciuto? No, però non è l'episodio. Con il senno di poi è facile per tutti. Per chiudere la domanda, è pentito di non aver magari fatto come ha fatto il Verona,
che ha fatto giocare i playoff a un altro tecnico? No, no, perché se c'è stato un momento in cui mi è venuto in mente magari di fare qualcosa, è stato nel periodo del Cosenza, del Palermo, in quel periodo lì. Ma dopo no, perché nel momento in cui la squadra si è ripresa, ha cominciato a perlomeno a rigiocare, a correre un po' di più, credo che non ce n'era bisogno di cambiare, di farsi venire in mente di cambiare il mister. Nelle partite tra Cosenza e Palermo, onestamente la squadra l'ho vista non bene, quindi qualche pensiero mi era venuto, però nulla di più, perché poi alla fine siamo andati avanti con il mister senza problemi. Io credo, ripeto, che lui abbia fatto un buonissimo lavoro con le idee sue. È chiaro che magari tutti quanti oggi siamo qua a dire tiri fuori Sottil per mettere Campagnaro, che messaggio passa, tutto quello che ci pare, però molte volte magari è stato fatto di mettere il terzo difensore, abbiamo portato a casa il risultato e altre volte non è andata bene. Purtroppo col Verona non ci è andata bene due volte. Prima domanda di Rocco Coletti. Rocco. Sì, Pillon ha chiuso al quinto posto e sono rimasti un po' di perplessità, è rimasto un po' di qualche rimpianto. A Zauri che cosa chiederà? Ma io, come non avevo chiesto nulla a Pillon, non chiedo nulla a Zauri. Noi in questi anni credo che abbiamo sempre cercato di allestire in questa categoria delle squadre che potessero ben figurare. Lo faremo anche quest'anno e poi il campo dirà dove arriveremo. Questa sera si è giocata la finale di play-out tra due squadre che alla vigilia del campionato erano date per possibili vincitrici dello stesso o perlomeno nella griglia play-off. Ai rigori si è salvata la Salernitana. Ai rigori si è salvata la Salernitana, questa la dice lunga sul campionato di Serie B, per cui fare proclami non è mai stato nel mio stile, quindi non li farò adesso che c'è un allenatore che inizia ad allenare domani mattina. Sicuramente il nostro compito è quello di allestire una rosa competitiva per questa categoria, poi vedremo dove arrivare. È un anno zero questo, nel senso l'anno scorso vi siete trovati, la scorsa estate vi siete trovati sul groppone alcuni contratti che erano stati fatti a giocatori con Zeman dell'anno prima, che erano rimasti, e era l'anno del paracadute, con Zeman c'erano determinati obiettivi che poi non sono andati a buon fine e quindi quest'anno è stato, alcuni giocatori sono rimasti sotto contratto. La prossima stagione sarà un punto zero, nel senso che si potrà rifare una squadra come vuole il presidente, come vuole l'allenatore, un attimino slegate dai contratti, da certe... Sì, ma noi anche l'anno scorso devo dire che non avevamo delle grosse zavorre. D'altronde, se andiamo a guardare l'elenco che è uscito sugli emolumenti delle squadre di Serie B, anche avendo speso circa 8 milioni di ingaggi lordi, non eravamo sicuramente tra quelli che hanno speso di più. Oltre il decimo posto, dodicesimo, se non vado errato, sì. Quindi non è che avevamo grosse zavorre anche l'anno scorso. È chiaro che ci sono, quando si sbagliano dei giocatori, purtroppo non è che li puoi mettere fuori così. Noi abbiamo ancora forti in organico che in ogni sessione di mercato ci rifiuta le squadre che lo cercano e quindi lo devi pagare. Ma d'altronde, quando abbiamo preso questo ragazzo, c'era la fila delle società che voleva prenderlo, svincolato dal fallimento del Varese, e doveva essere un crack. La realtà non è andata bene, così come in quella occasione prendemmo il terzino dal Varese, come si chiama? Fiamozzi. E poi l'abbiamo venduto al Genoa, quindi ci può stare che sbagli qualcosa. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo comprato in Serie A un giocatore che, quando era stato annunciato di addetti ai lavori in Italia, non a Pescara, avevano detto che era tra i 100 giovani più forti al mondo, che rispondeva al nome di Vukušić, e su questo giocatore ci siamo fatti un bagno di sangue. Così come
è successo purtroppo anche per Cocco, l'anno di La Padula, noi avevamo in organico La Padula e Donnarumma, dopo 20 giorni di ritiro il mister disse La Padula sì, Donnarumma no, ci serve un attaccante, siamo andati a prendere un attaccante che era stato capocannoniere l'anno precedente, eppure a Pescara non ha avuto le stesse fortune, per cui le società tutte quante hanno contratti che devono onorare, che sui quali magari mettere degli incentivi per mandare a giocare i giocatori, ma questo ci sta nel calcio, a meno che tu non faccia una squadra ogni anno fatta di 22 prestiti, per cui alla fine di ogni anno li rispedisci a casa, però se hai dei giocatori di proprietà purtroppo succede. Voglio fare io un'altra considerazione con il presidente Sebastiani per chiudere quello che è un po' il campionato che è stato. Mercato di gennaio, oggi ce lo può dire, c'è un rimpianto, uno grande che era lì a un passo ma non è riuscito a portare a Pescara? No, perché noi volevamo prendere quei giocatori, non è un rimpianto perché il ragazzo che si era detto lusingato della nostra chiamata ci ha detto che non sarebbe venuto perché facevamo un modulo che prevedeva una sola punta ed essendoci qui Mancuso che era capocannoniere in quel periodo, chiaramente non si è sentita di venire, che è Moncini, però per il resto noi siamo andati dritti per dritti a prendere i giocatori che volevamo. Quindi Tuminello, preso... Ciofani erano tutti. Uno ne dovevamo prendere. Quindi Moncini era il primo obiettivo. Ma sicuramente il problema vero è che in quel periodo, quando io per qualche mese mi sono sgolato a parlare di piano B, in quel periodo le punte a Pescara, quelle che volevano giocare perlomeno, non venivano. Lo stesso Tuminiello ha scelto di andare a Lecce. Quindi il vero obiettivo era Moncini, che è uscito solo questi giorni, non ci aveva tenuto tutto segreto. Ma non si tratta di tenere segreto, l'ho detto in più di un'occasione che Moncini era stato chiesto da noi e il procuratore ci ha detto che ci ringraziava, ma il giocatore non sarebbe venuto perché a una punta con Mancuso davanti non sarebbe venuto perché aveva bisogno di giocare. Cittadella è andato, ha giocato, ha fatto bene. Seconda domanda. Adesso magari veniva a Pescara e non faceva la stessa cosa. Certo. La società riparte da un punto fermo che lui, che in 10 anni ha ottenuto grandi risultati, questo è indubbio. Però adesso ci sono un direttore sportivo che è retrocesso dalla Serie C alla Serie D, un allenatore che non ha mai allenato, è stato un ottimo giocatore, ma ha allenato i ragazzi, quindi fa un salto triplo. Queste due incognite non pensa che possano creare, come stanno creando, qualche perplessità nella tifoseria, anche nella critica, insomma, condivide questa perplessità che genera due elementi che si affacciano alla Serie B con una responsabilità forse più grande delle loro capacità dimostrate fino ad oggi, che non hanno avuto la possibilità neanche di far rivedere, insomma. Allora, intanto questa società si affaccia al prossimo campionato con un direttore sportivo che si chiama Giorgio Repetto. Credo di averlo specificato bene l'altro giorno. Antonio è venuto qui con noi e si occuperà soprattutto della parte dello scouting, non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. E quindi poi a fianco a Giorgio si farà le ossa, se saranno rose in futuro fioriranno. Scusate. Incidenti questo della diretta sono tutti. No, questo era il primo acquisto che poteva fare, magari. Magari un acquisto. Non lo guardiamo nemmeno. Quindi dicevo, a parte quello, quindi parliamo di un discorso che non esiste, perché il direttore sportivo è Giorgio, l'ho ribadito in più di un'occasione, lui lo sa, stiamo lavorando insieme per fare questa squadra. Per quanto riguarda l'allenatore, credo che a Pescara qualsiasi allenatore si sia seduto sulla panchina in questi anni è sempre partito con, tranne quando è venuto Zeman a Pescara, credo che grossi entusiasmi in questi anni non li ho mai visti, quindi è chiaro che chi non conosce la persona, chi non conosce l'allenatore, chi non conosce come lavora può avere dei dubbi. Noi speriamo di aver fatto bene perché crediamo che possa fare bene a Pescara, poi magari fra qualche mese staremo lì a dire avevano ragione quelli che avevano i dubbi, oppure anche quelli che avevano i dubbi si convinceranno della bontà della scelta. Rocco Coletti, Rocco. Zauri, che cosa di Francesco e che cosa di Oddo? Che sono gli allenatori promossi? Ma secondo me
di Eusebio ha la stessa, non so se dico serietà, sembra che Oddo non sia serio, ci mancherebbe, però è un po' più calmo, posato, un po' più riflessivo. Massimo è più esuberante, più estroverso, sono due caratteri diversi. Quindi di Eusebio c'è un po' questa caratteristica e di Massimo credo che, anche lui l'ha ringraziato durante la conferenza stampa, credo che abbia, da Massimo abbia comunque preso qualcosa, perché i due anni, l'anno della promozione, poi anche gli altri anni, l'altro anno che è stato con lui, credo che abbia preso più di qualcosa da Massimo, mi auguro che possa ricalcare perlomeno qui a Pescara le orme di tutte e due, sia di Francesco che di Oddo. Tra l'altro Zauri ha detto che nel suo DNA il 4-3-3, ha chiesto un 4-3-3 diverso rispetto a quello di Pillon, più propositivo, perché ce l'ha detto all'inizio della trasmissione, no? 4-3-3, non dico stile Zeman, ma comunque un 4-3-3 che imponga proprio modo di pensare. Ma io credo che i moduli poi lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi in campo molte volte si cambia, molte volte si fanno delle correzioni in corsa e molte volte ci si adegua al tipo di partita. Se vogliamo parlare di 4-3-3, il vero 4-3-3 lo fa uno solo, a mio avviso, che è il mister, perché è uno che non guarda gli altri, che non gliene può fregare di meno dell'avversario, gioca la sua partita ed è un gioco che, se trovi gli interpreti giusti, ti fa divertire. Non dico che sarà lo stesso, ma sicuramente è un gioco, quello che abbiamo visto anche nella primavera, è un gioco che parte dal centrocampo in su. Ci fermiamo per il nostro primo break, scusami Rocco, impegni pubblicitari e poi torniamo subito. Eccoci, siamo tornati in diretta, vi diamo il finale per il calcio a 5. L'Acque Sapone ha vinto in trasferta 4-2, domenica prossima alle 20:30 in casa, gara 5 decisiva contro Pesaro per l'assegnazione dello scudetto. Rocco, ti avevo interrotto prima della pausa pubblicitaria. No, premesso che ogni scelta deve essere contestualizzata con il momento, con l'atmosfera, con l'ambiente, con determinate situazioni, ma quante volte si è pentito di aver richiamato Zeman? Ma io, premesso mi, io, ciò. Mi sono pentito, sinceramente mi sono pentito il giorno dopo, perché personalmente non l'avrei richiamato, però siccome poi dopo si dice sempre fa tutto lui, non dà deleghe a nessuno, l'allora direttore Pavone me lo ha chiesto praticamente in tutte le lingue e gli ho dato retta, ma non l'avrei richiamato semplicemente per il fatto che negli anni precedenti in più di un'occasione c'era stata la possibilità di riportarla e puntualmente lui aveva declinato l'invito, quindi per me era una situazione chiusa, morta e sepolta. Però al di là di questo, voglio dire, quello che mi è dispiaciuto molto non è il risultato sul campo, che ci può stare, può essere buono o meno buono, è il comportamento dei nostri confronti, perché sicuramente non meritavamo, perlomeno questa società nei suoi confronti non meritava un comportamento come quello che ha avuto dopo il ritiro di Rivisondoli, quando in ogni occasione ha fatto in modo e in maniera per essere in qualche modo accantonato. Se aveva dei problemi che comunque purtroppo c'erano ed erano importanti, bastava alzare la mano e dire guarda, non posso stare. Però poi ognuno fa quello che vuole, si comporta come vuole. Per il rapporto che c'era tra me e lui, probabilmente mi sarei aspettato un ragionamento diverso. Perché l'ha esonerato solo dopo Cittadella, quella partita del girone di ritorno? Se si era accorto di questo? Sempre già. Per lo stesso motivo. Sempre per il fatto che Peppino ha fatto di tutto e di più per trattenere il mister sulla panchina del Pescara. Gabriele. Presidente, preferisce un tecnico che abbia un modulo fisso o un tecnico che invece sia più duttile, eclettico e che sappia interpretare il modulo a seconda dei calciatori e a seconda anche degli avversari, anche cambiando da partita a partita, insomma? Ma a me piacciono i tecnici che guardano le partite,
che durante la partita sono bravi a cambiare anche delle situazioni o magari ad accorgersi, perché non è facile, non tutti lo sanno fare, non tutti ci riescono, che anche durante la partita in corsa possono cambiare l'atteggiamento della squadra o il modulo o comunque trovare delle correzioni a delle decisioni prese a tavolino prima. Però mi rendo conto che non è facile, perché poi alla fine io credo che già in Italia oggi, se andiamo a vedere gli allenatori che sono disponibili con squadre che sono in attesa di prendere allenatori, magari da Coverciano ne escono tanti, poi di allenatori che fanno veramente e che cominciano a fare gli allenatori non sono così tanti. E ci si accorge di questo quando tu devi cambiare allenatore, quando ti capita purtroppo di cambiare allenatore e cominci a pensare chi prendo, chi ci sta, chi non ci sta. Cioè, anche oggi in Serie B ancora non ci sono tante panchine assegnate, in Serie A quest'anno credo che la panchina più importante ancora non trova un padrone. Solo ufficialmente? Intanto non c'è un padrone, se ci fosse stato probabilmente sarebbe stato già annunciato, però al momento non c'è un padrone nemmeno della panchina più importante, quindi le riflessioni credo che le facciano tutti i presidenti, tutti i direttori, prima di scegliere un allenatore che poi ti deve portare avanti una stagione, ci si augura per le squadre più grosse, che la Serie B è chiaro che non puoi fare programmi a lungo termine, perché non puoi fare un contratto con un allenatore di 3-4 anni quando poi magari se fa bene vuole andare via, se fa male te lo tiene sul groppone. Allora io in questi anni ho intrapreso la mia strada, chi vuole venire a Pescara sai che fa un anno di contratto con l'opzione a favore mio, se non ci vuole venire va da un'altra parte. A proposito di allenatori, Presidente, ha mai parlato in questi anni con Galeone? Sempre ci parlo con Galeone. No, in altro senso. No, perché... siccome c'è un buonissimo rapporto con Giovanni, mi ha sempre detto che lui ha smesso di allenare tanti anni fa. Quindi non ci ha mai fatto un tentativo, magari in una cena, ha detto ci provo? No. Ci fu qualcosa nel 2012? Nel 2012, sì. Nel 2012 facemmo una cena per dire dai, porta qualche giovane allenatore e fai una specie tecnico. Di direttore tecnico, no? Però lui non se la sentiva, perché mi aveva appunto detto che lui aveva smesso di allenare, e se avesse voluto riallenare lo avrebbe fatto da protagonista e non da tutor, diciamo. A proposito di allenatori, con Zeman da un anno e mezzo si è più sentito, ci ha più parlato, con Pillon in un mese, quanto è che è finito il campionato? 3 settimane, ci ha mai parlato? Con Zeman no, con Pillon se n'è andato via 10 giorni fa, quindi ci ha invitato a cena o a pranzo a me e Giorgio, quindi quando capiteremo da quelle parti sicuramente ci incontreremo, perché ripeto, d'altronde i tecnici si discutono sull'aspetto tecnico, ma sulla persona Pillon io non posso che parlare non bene ma benissimo. Prima di tirare il microfono a Rocco e a Gabriele De Bari, io volevo fare una considerazione sull'ambiente, perché si è iniziata la stagione in maniera molto fredda sia con la squadra che con la società, è finita in una maniera super appassionata, la squadra è entrata nel cuore della curva e nel cuore della piazza, ma non ancora la società. Si sente di fare un appello? Vuole dire qualcosa? Ma vedi Enrico, quest'anno, l'anno scorso, e chiudo, Presidente, si parlava, confermeremo Pillon se dovessi restare alla guida del Pescara, perché c'erano delle trattative. Finisco la domanda chiedendo se ci sono oggi delle trattative per la cessione della società. Ti rispondo prima alla prima domanda e poi alla seconda. Io credo che la tifoseria debba amare la squadra, non il presidente o la società. Il presidente e la società devono fare le cose che devono fare, devono garantire la tranquillità della società, devono garantire l'iscrizione al campionato, devono garantire gli stipendi, poi per il resto non è che io ho preso il Pescara per essere messo sul carro dei vincitori oppure per essere osannato, a me non mi interessa più di tanto. Quindi è giusto che ci sia quell'attaccamento alla squadra, così come è stato dimostrato quest'anno, e credo che sia stato importante per la squadra, perché anche nei momenti un po' più difficili avere il pubblico che dalla tua parte sicuramente ti aiuta, e questo a me basta e avanza. Per quanto riguarda la seconda domanda, io, come ho sempre detto, sono e sarò sempre disponibile.
però io sento sempre parlare che qui gli attuali dirigenti, con me in primis, ci arricchiamo col Pescara, però non c'è, poi mi rendo conto che non c'è nessuno che si vuole venire ad arricchire col Pescara. Speriamo di trovarne qualcuno, perché siamo disponibili anche per capire noi poi come faranno. Se è la prima frecciata della serata. Ma non è una frecciata, perché purtroppo quando tu parli di attacchi a questa società, ma che cosa vuoi attaccare? Una società che è fatta di imprenditori che non sono sicuramente dei grandissimi industriali, di gente che in 10 anni ha fatto quello che abbiamo fatto noi, e voglio vedere la storia del Pescara e vedere se qualcuno ha fatto quello che abbiamo fatto noi, di una società che non ha mai creato una virgola di problemi, che non è stata mai messa in mezzo a nessun tipo di scandalo, che è uscito sempre a testa alta da qualsiasi cosa, dando dignità a questa città. Di che cosa dobbiamo parlare? Poi, ripeto, se c'è qualcuno che si vuole arricchire col Pescara, venga, io gli do il Pescara e mi fa vedere come si arricchisce. Rocco Coletti. Ma deve essere più bravo di Daniele Sebastiani, che hai detto sempre che venderai uno più bravo di me. No, più bravo. Più facoltoso. Più serio di me. Serio. Appunto. Perché, vedi Rocco, se uno volesse vendere... La mia è una battuta, naturalmente. No, capito, però dico, vedi, se uno oggi volesse vendere, disfarsi di una società di calcio... Ci mette 30 secondi, perché di avventurieri, di gente che vuole una settimana, 10 giorni di visibilità, ce n'è quando ne vuoi. Mi viene in mente, adesso parlando, mi viene in mente la situazione di Teramo. No? Campitelli, che secondo me ha fatto i miracoli a Teramo, ha aspettato di trovare una persona meglio di lui per non lasciare il Teramo nella condizione magari domani mattina di sparire. Questo è un atto d'amore nei confronti della società. Non dico che io voglio fare la stessa cosa, ma io sicuramente non vendo, essendo pescarese e vivendo a Pescara e stando in mezzo alla strada tutti i giorni, sicuramente non darò il Pescara al primo avventuriere che arriva. Se viene una persona per bene, una persona, un imprenditore capace, che ha le credenziali, e per fortuna oggi la federazione comincia a mettere dei paletti in quel senso, ben venga, io mi sposto domani mattina, ma se la devo dare per farla fallire fra 6 mesi... A proposito di società, voi qualche mese fa avete avviato una ricapitalizzazione, volevo chiedere... Completata? Nel senso volevo chiedere gli equilibri, se sono mutati, immagino non siano mutati in maniera sostanziale, magari qualche... Sono mutati in maniera sostanziale. Ecco. Però al di là di questo, la ricapitalizzazione è stata fatta anche qui per senso di responsabilità, nel senso che a gennaio sono cambiati i criteri dell'iscrizione, e nei criteri dell'iscrizione noi avevamo una carenza. Questa carenza poteva essere colmata o con la vendita di giocatori o con una ricapitalizzazione, o con entrambe le cose. Noi probabilmente abbiamo anche rischiato di indebolirci, però per noi la priorità era essere a posto. Oggi siamo al 10, domani saremo al 10 di giugno, il Pescara ha già pronta la fiduzione bancaria per l'iscrizione, al 24 consegnerà tutta la documentazione sulla regolarità dei pagamenti e il Pescara si iscrive nella massima tranquillità. Quindi questo per noi è importante, ben sapendo noi che non siamo imprenditori nella condizione di poter dire domani mattina servono 5 milioni, ecco 5 milioni. Non lo siamo, non è che ci potete sparare per questo motivo. Come sono cambiati gli equilibri che dicevamo? Gli equilibri sono cambiati perché il socio CIMAV ha ricapitalizzato per una quota molto molto minore, per cui oggi detiene il 10%, 10, qualcosa, 10,2 se non vado errato, e quindi le quote mese è rimasto con le sue quote, e quindi la quota del sottoscritto è cresciuta per la differenza. E quanto ha Sebastiani oggi? Beh, all'incirca il 70%. Compreso Mesa? No, fuori. Mesa a parte. 70 più 10, 80. 10 mesi a 90, e poi ci sono sempre i soliti soci che sono qui da sempre e che veramente ringrazio, perché non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, magari qualcuno anche evitando di andarsi a fare un viaggio e mettendo i soldi nel Pescara, quindi io non posso che ringraziare tutti, ma ringrazio anche quelli di prima, quelli che ci sono stati prima, perché
se non fossimo partiti all'epoca con quella compagine, probabilmente oggi non saremmo qua. Che, Presidente, che tipo di Pescara hai in mente per il prossimo anno? Cioè, partirà i centravanti, partirà Brugman, arriveranno uno o due attaccanti a seconda se andrà via, cioè, che tipo di Pescara stai immaginando? Ma noi sicuramente il reparto più carente è l'attacco, perché là davanti con la partenza di Mancuso, il ritorno all'Atalanta di Monachello, Capone, Antonucci, questi ragazzi qua, è chiaro che è un reparto dove, sul quale dovremmo lavorare parecchio, però con Giorgio abbiamo già nella nostra testa una lista di giocatori pronti. Abbiamo una fortuna, diciamola così, abbiamo una fortuna, a Pescara ci vogliono venire tutti e vengono di corsa, tutti i giocatori. Le società, perlomeno quelle grandi, hanno con noi un rapporto privilegiato, perché comunque sia ci siamo sempre comportati bene con tutti, quando ci hanno dato i ragazzi li abbiamo sempre fatti giocare, pertanto non abbiamo problema di trovare i giocatori, il problema adesso è capire se c'è qualcuno che ha voglia di andare altrove o magari ha delle offerte importanti, e poi eventualmente su quelli che non ci sono siamo già abbastanza avanti, su quelli che dovessero invece in qualche modo essere rimpiazzati ci penseremo al momento. Ad esempio Brugman? Ma Brugman, io non ho, fino ad oggi nessuno mi ha chiamato per Brugman. Oggi lo danno vicino alla Cremonese addirittura, ieri vicino al Cagliari, oggi vicino alla Cremonese. Si è in vacanza a Milano. Vicino alla Cremonese, perché Brugman, la Cremonese non mi ha mai chiamato, devo dire che con la Cremonese, col presidente della Cremonese, ho un rapporto veramente di grande amicizia e di stima, per cui mi avrebbe sicuramente chiamato. Ma qual è l'idea? Di tenerlo o di monetizzarlo Brugman? Ma noi vogliamo tenerlo, perché è il nostro capitano. Ma lo vogliamo fissare un prezzo su Brugman, nel senso meno di? Ma il prezzo lo fa il mercato, sicuramente se arriva un'offerta di gente, come era arrivata a gennaio, di gente voleva in prestito Brugman, così, prestito secco, Brugman sta bene a Pescara tutta la vita. Meno di? Quanto? Per il... Ma non c'è un meno di. Non c'è un meno di, perché Brugman per me può valere pure 5 milioni, magari il mercato dice che te ne danno 2. Per 2 si siede a tavolino, Sebastiano? Ma no, vedremo con chi mi devo sedere. Prestito? No. Questo. Ma non esiste proprio. Allora, iniziamo un po' sul mercato, no? Rocco e Gabriele, cominciamo dai portieri. Fiorillo, 100% resta a Pescara. Castrati e Farelli? Farelli resta a Pescara, Castrati bisognerà capire se il ragazzo vuole andare a giocare, perché comunque sia fare il secondo dietro a Vincenzo mi sembra, cioè a meno che non abbia una squalifica o l'influenza, che sia difficile togliere il posto a Vincenzo, che... Blindato è Fiorillo, non si muove al 100%. Fiorillo può decidere solo lui se va via. Per noi è un punto fermo e credo che quest'anno sia stato uno dei protagonisti maggiori, certo, del Pescara. A mio avviso quest'anno ci ha dato 12-13 punti, ce li ha dati lui. Facciamo la linea difensiva, io comincio con quello e poi lascio il microfono a Rocco e Gabriele. Sulla linea difensiva comincio con quello che è l'interrogativo più grande. Cosa avete deciso con Campagnaro? Ma non abbiamo deciso nulla, semplicemente perché non ancora ci parlo con Ugo. L'idea qual è? Ma l'idea, non c'è un'idea, deve capire lui che cosa vuole fare. Noi abbiamo lasciato non le porte aperte, i portoni spalancati per tutto, perché con Ugo in questi 4 anni non c'è stato mai un benché minimo problema. Scognamiglio, Bettella, Ciofani. Del grosso, cioè, ha firmato. Il problema, cioè, non è che l'allenatore deve vedere le cassette dei giocatori dell'anno scorso, l'allenatore stava qua e comunque li conosce tutti. Appunto, quindi, cominciamo. E prima di firmare vi siete parlati, chi resta, chi non resta. Ma, noi questi giocatori sono tutti i giocatori che saranno a Pescara, perché Scognamiglio c'è il contratto con noi, Bettella c'è un altro anno di contratto qui, e Ciofani c'è un altro anno di contratto qui, Balzano uguale, Del Grosso ci sarà un altro anno qui a Pescara. Faccio solamente un breve inciso su Del Grosso. Del Grosso praticamente, pur di rimanere a Pescara, è rimasto proprio per la cronaca, perché voleva stare qui per stare vicino alla famiglia, per stare vicino a suo figlio, ma per giocarsi a Pescara, perché
lui ha questo cruccio di fare un risultato importante a Pescara, ma veramente ha deciso di firmare in bianco, quindi voglio dire... Vinto? Vinto se ne potrebbe parlare, perché ha dimostrato di essere comunque un giocatore che ha delle caratteristiche per una squadra che vuole attaccare, non sono sicuramente male, anche perché in quel ruolo non è che ci siano tutte queste scelte, e lui ha dimostrato che comunque... quando è stato chiamato ha fatto la sua partita. Gravillon va via, problema. Questo è sicuro, manca solo Perrotta l'appello. Perrotta è nostro. Quindi... resta. Ma c'è tutti, potenzialmente tutti restano. È chiaro che, ribadisco, se giocano due difensori centrali, ce ne sono cinque o sei, magari ci potrà essere qualcuno che ti dice io voglio giocare, se arriva un'offerta in un'altra squadra di Serie B, ti dice che vuole andare a giocare. Però se Zauri giocando 4-3-3 e comunque Scognamiglio, Bettella, Perrotta e dovesse rimanere Campagnaro, credo che insomma è a posto la situazione per quanto riguarda il presidente ha fatto capire che non resta. Noi abbiamo anche un ragazzo che è Celli 97 che ha fatto bene quest'anno in Serie C a Fano quando ha giocato e che ritorna a casa, quindi voglio dire... Diciamo che in difesa non c'è tanto mercato da fare, valutando Pinto non c'è tanto mercato da fare. Se non dovessimo mantenere Pinto ci vorrà un terzino sinistro, perché numericamente siamo in Come si chiama Costa, quello della spalla? No, a oggi non c'è un nome, però sicuramente se non dovessimo... confermare Pinto, che peraltro non è nostro, quindi si dovrebbe fare un ragionamento col Parma, sicuramente dovremmo prendere numericamente un terzino sinistro, perché a destra siamo più che coperti, certo. Visto che arriva anche il giovane Zappa che abbiamo comprato all'Inter nell'operazione di Gravillon, che è un 99 molto forte. Mi dicono di andare in pubblicità, poi abbiamo finito il capitolo difesa, a meno che non ci sarà qualche entrata che già state pensando, e poi andiamo al centrocampo, pubblicità. Eccoci, siamo tornati, allora abbiamo capito che sostanzialmente il blocco della difesa, probabilmente senza Campagnaro, è un blocco fatto, andiamo a centrocampo. Memusciai, presidente, rimarrà a Pescara? Ah, Memusciai ha un contratto con noi per altri due anni, se non vado a Quindi è un punto fermo. Sì, così come Brugman, così come Canutè, così come Crecco. E su Melegoni punterete dopo l'infortunio? Melegoni io credo che sarà un giocatore che tornerà a Pescara, perché comunque sia, a parte che oramai è pronto per rientrare, quindi magari potremmo aspettarlo un mese in più, 20 giorni in più, però è un giovane importante che ha già fatto vedere le grosse qualità che ha, purtroppo è venuto a mancare in campo proprio nel momento importante, perché alla chiusura del mercato lui si è fatto male e quindi Canutè resta, Brugman resta, Memusciai resta, Crecco resta, Melegoni torna, Bruno e qui non è un problema, quindi se il centrocampo è fatto non state cercando nessuno? No, ma sicuramente faremo qualcosa. Jacopo Dezzi da Parma. Ma Dezzi è un giocatore forte, è un giocatore che per la categoria credo sia un lusso. Al momento, ripeto, noi siamo fermi perché oggi centrocampo del Pescara è abbastanza completo, magari esce uno, ne metti un altro e poi ci metti dentro. Noi abbiamo un giovane anche del 99 che quest'anno, che scuola Juventus, che quest'anno è stato a Fano, in Diaye, che è un giocatore che magari nessuno conosce. Ma Dezzi lo state provando a portare? Conosce. Che è abruzzese, di Atri Dezzi. Non stiamo provando a portare nessuno in questo momento in quella posizione del campo, perché quando c'hai 8 giocatori è un po' difficile portarne il nono. Se dovesse uscire qualcuno, noi abbiamo nella nostra testa già chi portare. Tra questi c'è Dezzi. Ma Dezzi chi è che non lo vorrebbe prendere in Serie B? Dezzi, il Pescara lo può provare a prendere? Deve essere un punto fermo, non un'alternativa. Perché no? In avanti c'è, se non sbaglio, c'è solo Marras sotto contratto. E in avanti abbiamo Marras, Di Grazia e Bonino. Ah, Bonino. Sì. Che rientra. Sì. È chiaro che qui dobbiamo lavorare di più. Questa è la zona del campo dove bisogna lavorare. Concettualmente meglio investire, scommettere su giocatori che vengono dalla Serie C o dalle primavere? Io l'ho chiarita già questa cosa già in un'altra occasione, no?
Oggi fare patrimonio con i giocatori che vengono dalla Serie C significa andare a prendere una punta che magari è arrivata in ritardo, tipo Mancuso, tipo anche la Padula stessa, che però ti faccia poi 20 gol. Perché prendere un giocatore che arriva dalla C per fargli fare il campionato così, senza infamia e senza lode, non hai patrimonializzato nulla. Hai solo preso un giocatore che ti serviva, l'hai messo là e l'hai fatto giocare. Che di solito si dice andiamo in Serie C a prendere i giocatori per patrimonializzare. Patrimonializzare significa aumentare il valore di questo giocatore e poi venderlo. Però ci sono stati esempi di questo genere. Sì, ma gli esempi di questo genere sono quasi tutti attaccanti, cioè quelli che fanno i gol e che valgono poi soldi, perché difficilmente, per esempio, un giocatore. Voi siete che mi un era esempio stato virtuoso, nel senso la Padula, Mancuso e Melchiorri. Adesso, appunto. No, ma stiamo parlando di tre punte. Sì, ma infatti per l'attacco. Per l'attacco certamente sì. Centravanti o esterni d'attacco? Sicuramente sì, perché sono giocatori che all'occorrenza, se giocano bene, se la squadra esprime un bel gioco e fanno gol, allora hai patrimonializzato. È più difficile, è evidente che è più difficile prenderli in altri ruoli. C'è un caso che al momento è un'operazione, la prima operazione di mercato che è stata fatta, di Lorenzo, che era un giocatore dimenticato a Matera, ed è arrivato al Napoli, quindi ma uno su mille ce la fa, come dicevo. Comunque diciamo, l'asse Empoli-Napoli è molto trafficato. Sì, è trafficato perché negli ultimi anni chiaramente col passaggio del mister da una parte all'altra si è portato dietro un po' di giocatori che lui aveva avuto. Però credo che oggi, non essendoci più il mister, la decisione su Di Lorenzo sia stata una decisione distaccata da questo tipo di ragionamento, perché probabilmente avevano bisogno di quel tipo di giocatore. Sottil, cosa farà Sottil? Vuole tornare, lo leggiamo. Sottil vuole tornare, contento di tornare a Pescara, la Fiorentina ha appena cambiato proprietà, quindi bisognerà capire chi sarà il direttore, con chi dovremmo parlare. Se la Fiorentina deciderà di mandarla a giocare, la volontà del giocatore sarà sicuramente importante. È vero che vi hanno chiesto, la Juventus vi ha chiesto Borrelli, informazioni su Borrelli, il bomber della primavera? No, la Juventus ci ha chiesto, tanto è uscito quindi lo sanno tutti, ci ha chiesto Cerri ed è un qualcosa che sicuramente. Su Cerri ci sono quattro squadre in Italia, quindi una di queste sicuramente lo prenderà. Borrelli verrà aggregato alla prima squadra? Borrelli partirà con la prima squadra. Ecco, se c'è un rimpianto di quest'anno che ho, è che con una primavera che ha fatto vedere diversi buoni prospetti, Nessuno è esordito, questa è una cosa che mi è dispiaciuta. Andiamo sull'attaccante centrale, Rocco, perché ha detto il presidente in apertura di trasmissione, lì abbiamo le idee molto chiare. Vogliamo provare a fare una lista di chi è il preferito per l'attacco del Pescara, dei tanti nomi che sono stati sempre accostati a Pescara? Oggi sì, chi tu, è? Tu adesso sei partito da lontano, mi vuoi far dire la lista, ma io la lista non te la posso dire, non te la posso dire, perché tanto lo sapete meglio di me che i giocatori che abbiamo in mente, se vanno domani mattina sui giornali, costa di più. Si accende il faro, costano di più, ci vanno altre 10 squadre. Quindi noi, ripeto, noi sappiamo bene quelli che sono i nostri obiettivi, quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che il mister insieme a Giorgio hanno già delineato. Allora, che tipo di attaccante centrale volete come caratteristica? Che faccia i gol. Che faccia i gol. Quelli vorrebbero tutti. Che faccia i gol. Ma l'uomo d'area di rigore, un uomo di movimento? Giochi con un 4-3-3 è chiaro che c'hai delle caratteristiche, se giochi con due punti ce n'hai un'altra di caratteristica, però. Allora ci prova a girare intorno, presidente. A gennaio Di Moncini lo avete detto più tardi, quindi i nomi erano altri quelli che giravano, tra cui Melchiorri, Ceravolo e Daniel Ciofani. Sono nomi che ora non state seguendo più, oppure? No, guarda, a gennaio l'unico nome vero che noi abbiamo, sul quale siamo stati non vicini ma vicinissimi, era Ciofani. Il resto noi non abbiamo né chiesto Ceravolo al Parma e né chiesto Melchiorri al Perugia, perché peraltro in un'occasione di un consiglio il presidente mi aveva detto che voleva, scherzando, voleva 3 milioni e avere detto in questa trasmissione si era arrabbiato. Quindi ho detto guarda, non è per noi, ma non perché non valga Melchiorri, ognuno dà la sua valutazione al giocatore.
non è per noi perché non possiamo comprare un giocatore di 30. Allora, Ciofani era siete stati vicinissimo a gennaio, vicinissimi a gennaio. È uno di quegli attaccanti che avete ancora nella vostra lista oppure Ciofani già oggi è impossibile? Ciofani è uno di quei giocatori che in Serie B, ma anche in Serie A l'ha dimostrato quest'anno, che all'inizio l'avevano un pochettino accantonato, un po' per l'infortunio, un po' per scelta tecnica. Il Frosinone si è fatto qualche gol, credo che sia stato lui a farne, quindi Ciofani sicuramente in questa categoria fa la differenza. Ma ci state pensando, è uno dei nomi vostri oppure non ci state più pensando? Ma non sappiamo oggi se con il Frosinone che scende in Serie B, se Ciofani ritorna sul mercato, se Ciofani non è. Se dovesse tornare ci siete? Se dovesse tornare sul mercato è un prospetto che ci piaceva a gennaio, non è che adesso non ci piace. Quindi qualcosa abbiamo tirato fuori, Rocco, vai, tocca a te. Quello che c'era avete tirato fuori, quello che non c'era... Non... Dipende, cioè, da quello che sono, i rapporti non erano granché negli ultimi mesi con il Frosinone per quanto riguarda Ciofani, quindi c'è qualche crepa nella quale eventualmente ci si potrebbe inserire, però fermo restando che mi insegni che il discorso è anche di sostenibilità economica. Sì, ma Ciofani non ha un contratto stratosferico, a Frosinone ha un contratto che prevedeva la Serie A e la Serie B, per cui se ci arriva il Frosinone ci possiamo arrivare anche noi, ma non è quello il problema di arrivarci. È chiaramente è un giocatore che a Frosinone ha fatto la storia del Frosinone, il Frosinone torna in B e come lo vogliamo noi penso che se lo voglia tenere anche il Frosinone, quindi è solo a meno che il nuovo di capire, a meno che non cambiano strategie e vogliono fare, magari vogliono cambiare le facce alla squadra e allora a quel punto va sul mercato. A meno che non ci sia stata qualche ruggine insanabile questo nei rapporti. Questo non lo però sappiamo. Però diciamo, se dovesse andare Ciofani sul mercato il Pescara c'è. Il Pescara sicuramente è interessato a Ciofani. Ma altre domande? No, discorso va sul settore giovanile adesso, con la promozione investirete anche qualcosa per fare un campionato di primavera da con diciamo prospettive importanti, visto che la sua politica sui giovani è sempre stata molto sensibile perché ci crede e c'ha sempre. Abbiamo fatto una promozione che credo se non vado errato siamo forse l'unica squadra di Serie B a stare in Serie A e quindi questo già è un motivo di orgoglio importante per noi, però adesso bisogna mettere insieme a quei ragazzi che tanto hanno fatto bene, dargli un po' più di struttura, giocatori che abbiano anche, quest'anno credo ci possano essere 5-2000 se non vado errato nel nuovo regolamento e poi saranno 2001-2002. Noi nel 2001-2002 abbiamo dei giocatori interessanti, dei ragazzi interessanti, nei 2000 comunque i 4-5 che hanno fatto molto bene ci sono e poi lavoreremo nella direzione di andare a vedere con questi grandi club, Milan, Inter, Juventus, Roma, che magari hanno giocatori doppi, tripli in certi ruoli, e che troverebbero poco spazio, anche per loro sarà importante avere una società come il Pescara che può dargli una mano a far giocare questi ragazzi, che darebbero una mano al Pescara magari a fare un campionato anche lì di buon livello. Io volevo aprire purtroppo il giovane 2000 non è che te lo prendi per la strada, cioè o te lo sei cresciuto come abbiamo fatto noi oppure devi andare a prendere da qualche altra parte. Io volevo aprire un altro fronte, ma mi stuzzica. Chi sarà l'allenatore della primavera e per quanto riguarda la struttura del settore giovanile, se cambierà qualcosa? No, la struttura del settore giovanile non cambierà nulla perché rimarranno gli uomini che ci sono. Io vero? Sono Geria, Di Battista, io sono molto, molto, ma molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto, soprattutto in termini di organizzazione. E se è vero come è vero che abbiamo tanti ragazzi nelle varie nazionali di categoria, vuol dire che abbiamo fatto anche un lavoro di scouting importante. Se è vero come è vero, purtroppo, perché poi c'è da fare un ragionamento diverso oltre all'aspetto economico, che ogni anno il Pescara, tra virgolette, è costretto, ma che comunque è un aspetto positivo per la società, a vendere dei ragazzi, uno o due ragazzi, ai grandi club, significa che il lavoro che viene fatto sotto è un lavoro fatto veramente bene da persone competenti.
È chiaro, magari la domanda potrebbe essere: perché devi vendere? Perché sei costretto a vendere? Sei costretto a vendere. Perché è una mission. No, sei costretto a vendere per un problema diverso, perché io oggi potrei anche fare a meno di vendere un ragazzo del 2003 e cercare di portarlo in prima squadra. Purtroppo quando si accendono le sirene della Juventus, dell'Inter o del Milan, non li tieni più, perché i genitori chiaramente ti chiedono, i procuratori fanno il loro mestiere. Non è una vergogna, non è una vergogna. No, ma però se uno arriva a un punto, perché negli anni passati noi siamo stati sempre costretti a dover fare il mercato in uscita, però se uno arriva a un certo punto a un equilibrio e quindi dice: ma sai che c'è, questo 2003 lo tengo un altro anno qua, non è male, perché sennò fai solo una, sembrano polli da batteria, no? Arrivano a una certa età e tu li vendi. Io l'obiettivo mio nel prossimo futuro sarà quello di dire: vorrei portare più ragazzi possibili nella prima squadra del Pescara. Che se io devo andare a prendere Sottil dalla Fiorentina, perché magari non posso metterci Pavone, che è cresciuto con me e che è un ragazzo che ha delle qualità importanti anche lui? A proposito dei procuratori, Presidente, con la questione machine con Donato Di Campli vi siete chiariti? Ma non c'è nulla da chiarire, non c'è nulla da chiarire, perché innanzitutto mi viene da sorridere, perché parliamo di uno che parla di essere agente del giocatore e non ha una procura firmata. Due, che è la cosa più antipatica, è che dal mese di novembre questo ragazzo aveva in mente di andare in una società che, tanto facendo nome e cognome, era il Genoa. Questa barzelletta del Genoa è durata fino a due giorni prima della fine del mercato, quando io mi sono deciso di chiamare un dirigente, non faccio il nome per rispetto suo, del Genoa, per capire se il ragazzo andava o meno al Genoa. Questo dirigente mi ha risposto in maniera secca: Daniele, non ci pensare, perché noi non lo prendiamo. E nel frattempo, in questo per il lasso di tempo, il ragazzo dentro lo spogliatoio aveva in qualche modo rotto una serie di equilibri. Perché? Perché ci sono state delle dichiarazioni di quello che diceva essere il suo agente, pesanti nei confronti del mister, i giocatori erano chiaramente risentiti nei confronti del loro collega, perché credo che nessuno si possa permettere il lusso di fare la formazione dall'esterno, e quindi a due giorni dalla scadenza del mercato è capitata questa occasione di farla col Parma. Io personalmente ho chiamato il giocatore, ero a Milano, ho chiamato il giocatore e gli ho chiesto con chi avrei dovuto parlare, visto che ero stato preso in giro per un mese e mezzo. Il giocatore mi ha detto: chi mi porta in Serie A? Il mio procuratore. Quindi io ho detto: andate avanti, fate quello che volete. Tutto qui, ma ho avuto modo anche di chiarirlo in sede di Procura Federale. Addirittura? Perché, sì, assolutamente sì, perché era mia intenzione chiarire questo aspetto. C'è un'inchiesta aperta? Sono stati sentiti? No, non c'è un'inchiesta. Sono stati ascoltati? C'è una denuncia fatta da purtroppo da uno che non ha, che non ha il potere per farlo, nel senso che non aveva un mandato firmato, e quindi credo che se uno parla per un giocatore o addirittura si siede per un giocatore senza avere il mandato firmato, credo che si rischi anche la squalifica. Però sono versioni di parte. Questo è un problema. No, ma non è una versione di parte, questa è la verità, non ce n'è un'altra di verità, ce n'è una sola. Mi interessa un altro discorso, restando proiettato al futuro. Uno riguarda lo stadio. Bella domanda. L'altro, il centro sportivo. Il centro sportivo non è un problema, perché il centro sportivo, come ho detto già in più di un'occasione, c'è un accordo firmato che noi stiamo onorando. Però prevedeva? No, prevedeva la chiusura in tempi un po' più brevi, però purtroppo c'erano dei problemi tecnici che noi stiamo risolvendo, ma non nostri chiaramente. La domanda nasce dal fatto che secondo quel timing che c'era. Sì, lo so, però per fare un passaggio
Per comprare un bene immobile che comunque è sottoposto a perizia e a quanto ci vuole per... Quindi diciamo, il progetto va avanti per, su assolutamente, quel fronte? Assolutamente, se andate al Poggio degli Ulivi c'è un cantiere aperto per sistemare quelle situazioni che non erano a posto, e li stiamo facendo noi, e la sistemazione avvenuta con il rilascio della documentazione saremo pronti. Per lo stadio purtroppo... Orientativamente i tempi? Il tempo tecnico che ci vuole per fare i lavori saranno un paio di mesi. No, per definire il passaggio? Ma il passaggio è già definito, noi abbiamo un accordo che definisce molto bene i termini del passaggio, quindi nel momento in cui avremo la documentazione in mano potremmo sederci e fare l'atto definitivo. Stadio? Lo stadio è un pochettino più complesso, perché lo stadio c'è chi vuole che magari si insista sulla struttura vecchia, e capisco anche i motivi, perché fare uno stadio da un'altra parte significherebbe lasciare una cattedrale nel deserto al centro di Pescara, e però questo stadio vecchio c'è sempre il problema del vincolo delle famose colonne di Piccinato, addirittura il vincolo sulla pista atletica, e c'è il progetto che noi abbiamo presentato, che è quello dello stadio nuovo nella zona di Pescara Sud. Adesso ci sarà, domani credo che sia proclamato il sindaco nuovo Carlo Masci, e poi dopodiché, appena ci sarà la nuova giunta, riprenderemo il nostro cammino. Se dovesse andare pensando tutto bene? Pensando di fare ciò che è più breve, diciamo, ciò che ci consentirebbe di fare di portare avanti questo progetto nel minor tempo possibile. Considerate che nella presentazione che noi abbiamo fatto al porto turistico, a Pescara erano presenti non uno, ma ben tre fondi istituzionali pronti a finanziare l'operazione, perché di operazioni di questo tipo non ce ne sono, sono operazioni che comunque si reggono finanziariamente, perché comunque prevedono una parte a reddito, che è la parte che commerciale dello stadio, come lo Juventus Stadium o gli altri stadi in Europa. E quindi ci sono finanziatori istituzionali che sono disponibili a percorrere questa strada. Però è chiaro. Perché che si è fermato in questi mesi, in questi anni, si è fermato questo progetto? Cioè non c'è stata volontà politica? Ma no, 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 no. La volontà politica c'entra poco. Purtroppo lì è sullo stadio vecchio noi avevamo fatto tutta una serie di lavori, di bloccato. Format, bloccati per via di questo vincolo. Beh. Un vincolo peraltro richiesto dall'allora comune di Pescara, nessuno ce l'aveva messo il vincolo, tanto per capirci. E oggi l'idea della nuova amministrazione, perlomeno avendo un pochettino parlato in questi mesi di campagna elettorale un po' con i protagonisti, è quella di non buttare all'aria lo Stato Adriatico, nel senso di non lasciarla morire come il Flaminio a Roma, perché poi è evidente che se tu a un chilometro fai uno stadio nuovo, quello stadio vecchio, onestamente, non è che possa campare con due concerti l'anno. Prima di tornare a Gabriele De Bari, ultima fascia pubblicitaria. Ultima parte della domenica sportiva, dopo la questione stadio, riprendo con Gabriele De Bari. Gabriele. Presidente, qual è in questi 10 anni il tecnico che vi ha regalato la soddisfazione personale maggiore? Ma io credo... credo inizialmente Eusebio, perché Eusebio è stata una scelta azzardata nostra, no? Se vi ricordate l'anno... Anche Zauri lo è. Sì, sì, però, però lo è meno Zauri di Eusebio, perché bisogna fare due passi indietro e ricordarsi che cosa, da dove veniva Eusebio e cosa aveva fatto Eusebio. Eusebio, quando ha smesso di giocare, è stato un periodo in cui non sapeva bene cosa voleva fare. Team manager, direttore sportivo, Val di Sangro, Lanciano, poi allenatore, licenziato dopo 4-5 sconfitte consecutive, se non vado errato. Poi io l'ho chiamato nel settore giovanile, faceva la Beretti, è responsabile del settore giovanile, e con una squadra, in quell'anno noi avevamo speso una barca di soldi per fare la Lega Pro, la Serie C all'epoca, con una squadra che si era vista costretta a mandare via l'allenatore che c'era,
e affidarla a Eusebio credo che sia stata veramente una... Prima di un derby con il Lanciano. Sì, un rischio molto grosso, perché senza tema di smentita, se quella società all'epoca non avesse centrato la promozione, probabilmente oggi non staremmo qui a parlare, perché i danni che avevamo fatto quell'anno erano incalcolabili per i contratti sottoscritti, per tutta una serie triennali. Di cose. Triennali, ma di giocatori, ritorniamo alla patrimonializzazione, no? Di giocatori che non 30 anni, 31 anni, 32, contratti faraonici in Serie C, che non... vabbè, comunque. Proprio il giocatore importante. Acqua passata. Galano, mi ero dimenticato di chiedere se era accostato al Pescara. No, ma Galano ogni anno è accostato al Pescara. E non è mai vero? No, Galano forse abbiamo cercato 3 anni fa, dopodiché non l'abbiamo cercato più. Quest'anno? Non credo che lo cercheremo. Però col Parma avete parlato nei giorni scorsi. No, ma non di Galano. E di chi allora? Qualche giocatore. Dezzi, dai. Il giocatore che dal Parma potrebbe venire al Pescara sarebbe Sprocati. Sarebbe un lusso. Venisse, chi non ti dice che ne abbia parlato? Se venisse Sprocati sarebbe veramente un lusso. Se considerate che Sprocati, noi, il suo agente, che è Mario Giuffredi, che è un mio carissimo amico, non è socio mio, è un mio carissimo amico, perché qua tanti procuratori sono tutti soci di Sebastiani. Perché altrimenti come fare a barricchirsi? Appunto, e quindi voglio dire, è un mio carissimo amico, qualche anno fa me lo offrì svincolato. Pensa un po'. E noi non l'abbiamo preso, quindi me lo dice sempre, ogni volta che mi vede mi dice tu non hai preso... Sprocati in B è un lusso, cioè... Assolutamente sì. Giocatore... Sprocati e Dezzi dal Parma, dai. Magari. Il Parma ce n'ha talmente tanti giocatori, ma in Serie A, le squadre di Serie A importanti ce n'hanno tanti, giocatori che possono fare al caso nostro, quindi c'è da scegliere con tanta calma e tranquillità e senza farsi prendere dalle fregole, perché ci sono tanti ragazzi bravi, tanti giocatori che hanno fatto anche la Serie A che magari vogliono rimettersi in discussione. Ma più che rimettersi in discussione, vogliono giocare con continuità e magari in Serie A non trovano spazio. Da Bellini invece che farà? Andrà in prestito? Lo riscattate? Lo tenete? Bellini decideremo entro 10 giorni cosa facciamo. Possibilità quali sono? Ma fondamentalmente credo che il ragazzo voglia cercare di giocare di più. C'è una richiesta da una squadra albanese che ce l'aveva chiesto già nella finale del campionato. Vedremo anche con Giorgio e con mister il da farsi. A proposito di finale del campionato, c'è stata questa diatriba tecnica Brugman-regista, ma con Brugman-regista la squadra è sbilanciata, Brugman-mezzala, ma il ruolo piace poco al giocatore rispetto al ruolo di regista. La con Zauri già è chiarita questa cosa, eventualmente dovesse restare Brugman, come dice lei, Presidente? Ma non è che io credo che gli allenatori debbano anche parlare con i giocatori e far capire ai giocatori quello che pensano, no? Perché l'anno di Marino, Brugman credo che abbia fatto il campionato più bello con Zuparic. Da quando è a Pescara, con un certo Zuparic a fianco, che sicuramente non era un centrocampista. Quindi è come avvalorare. Un togliere certe responsabilità al tipo di gioco di Brugman e dargli magari un po' più spazio per fare altro, perché tecnicamente anche questo gol che abbiamo visto a Venezia un mese fa è da classico inserimento della mezzala. Ho capito, ma non solo è da classico, ma Brugman a mio avviso se lo avvicina un pochettino alla porta magari fa 10 gol l'anno in Serie B. Però con Zeman c'è il discorso contrario. Cioè Zeman lo utilizzava mezzala, però dici io voglio giocare regista. Lo so, però insomma il giocatore gioca dove dice l'allenatore. Penso che sia lui. Anche una questione di contesto e di equilibrio, nel senso dipende anche dalle caratteristiche e dall'assortimento del centrocampo. Certo, è naturale che dipende anche da questo. Però Brugman ha dimostrato che in Serie B può giocare dappertutto. Non è che cambia la... È chiaro che se magari si decidesse ad avvicinarsi un po' più alla porta, probabilmente avrebbe qualche chance in più. Quest'anno sono mancati i gol dei centrocampisti. Perché magari prima dicevi tu no, perché un giocatore come Brugman in questi anni poi arriva in fondo? Perché poi sono sempre quelli che fanno i gol, sono sempre quelli che si mettono in evidenza per questo. Viviani è andato in Serie A perché gli davi 10 punizioni e faceva 11 gol. Ha segnato più scognamenti di Brugman. Quello poi i numeri contano poi. Cioè, credo che, adesso si parla di Scognamini, ma un
difensore che ha il gol come Scognamiglio non ce n'è in Serie B. Certo, era più forte di Bonachego come centravanti. Ma io giocava Scognamiglio invece di Bonachego, forse il Pescara però Bonachego è stato un po' tartassato qui a Pescara. Beh, lui però se cercate, però una cosa bisogna essere chiari, perché ognuno ha un suo curriculum, ma una sua storia. Cioè, se uno cerca un attaccante che deve fare il titolare nel Pescara, Bonachello non ha mai fatto più di 10 gol nella sua storia. Non è che a 24 anni, specialmente dopo che in Abruzzo è stato già testato altrove, e uno dice prendo Bonachello e risolvo i problemi del Pescara. Ma Bonachello non doveva mica risolvere i problemi del Pescara. Tant'è vero che poi alla fine le cose sono andate anche quest'anno in maniera diversa. Sì, ma anche quest'anno le cose sono andate in maniera diversa, perché noi compriamo Cocco e esplode la Padula. Sì. Compriamo Immobile. Compriamo Maniero e esplode Immobile. Sì. E Melchiorri, che non doveva giocare, ha fatto il fenomeno. Quindi voglio dire, purtroppo quest'anno esplode Mancuso, non gioca nessuno là davanti. La realtà è questa. È lo stesso motivo per il quale giocatori che dovevano giocare in quel ruolo, che magari non erano affermati, e che Ciofani sicuramente non si è creato il problema, ci vengo a Pescara, non ci vengo perché c'è Mancuso, ma un giocatore giovane che non sta giocando, mette le mani avanti, e si trova Mancuso davanti, e che ha fatto quello che ha fatto quest'anno, e non ci viene a Pescara. Io se sono la società di nessuno va alla Juve perché ci sta Ronaldo, però magari con Ronaldo un altro attaccante cerca di elevare il tasso tecnico della squadra, un attaccante forte. Sì, però la Juve la Juve lo so, non ci mancherebbe altro. Stiamo parlando di un altro pianeta, noi parliamo di in Serie B, purtroppo i ragazzi che ti danno le squadre importanti te li danno se li fai giocare. Se non li fai giocare, se sanno che non li fai giocare, non ti daranno mai un ragazzo. Quindi noi stiamo parlando di Bonachello, non stiamo parlando di tutto il resto. Ma tu devi guardare anche tutto il resto, il discorso non fa una piega, quello che dici tu. Però su Bonachello, magari due conti all'inizio, cioè questo non ha mai fatto 10 un buon difensore. Il giorno di ritorno fa 7 gol l'Ascoli. Quante maglie ha cambiato? Ma lascia perdere quante maglie ha cambiato. Perché gli altri quante maglie cambiano? Guardiamo tutti i ragazzi che girano di proprietà delle società più grosse. Ma quindi Fiorentina e Atalanta fino ad aprile erano arrabbiate con il Pescara? No, in modo più assoluto. Non è che possono pretendere. In modo più assoluto, anche perché i ragazzi che sono venuti a Pescara hanno sempre giocato. Poi chiaramente se tu gli dai possibilità di giocare e fanno bene, io non ho mai conosciuto un allenatore che, passatemi il termine, si taglia le palle per non far giocare un giocatore bravo. Quindi non nel modo più assoluto, cioè noi abbiamo avuto Bettella qui che nelle prime 7-8 partite non ha mai giocato, e quando ha avuto la possibilità, perché si è infortunato Gravion, hanno squalificato Scognamiglio, è entrato e non è più uscito. Però Pirone ce l'ha avuto questi breakout anche con Menegoni, che è stato un periodo, ma anche con Scognamiglio sì, non è andato 10-15 partite, non ha mai giocato, poi spariscono, non ha fatto mai un minuto e voleva andare via avrebbe chiesto a gennaio di andare via. È chiaro che poi è entrato in campo, ha giocato bene e Scognamiglio non si è più tolta la maglia. Però ecco perché la buona fede dell'allenatore è data anche da questo. Probabilmente c'è qualcuno che non conosce il giocatore, magari si fida più di quello che c'ha, e poi quando entra in campo e fanno bene... A proposito di fiducia dei giocatori scelti dall'allenatore, Marras è stato un giocatore fortemente voluto da Pillon e diceva prima che ha il contratto anche per l'anno prossimo. Senza Pillon questo contratto ha sempre lo stesso peso oppure chissà? Ma penso che Marras abbia fatto un campionato, per essere uno che non aveva mai giocato in B, abbia fatto un campionato importante a Pescara. Gli è mancato il gol, però anche qui, cioè, gli esterni del Pescara non hanno fatto gol. Gli esterni del Pescara però hanno lavorato anche per non farti prendere gol quest'anno, anzi forse hanno lavorato più per non farti prendere gol che per farne. E quindi lì c'è la mentalità. Bisogna capire che cosa ti chiede l'allenatore. Noi onestamente nel girone di ritorno, nel girone d'andata, forse abbiamo fatto delle partite belle, veramente belle all'inizio. Il giorno di ritorno abbiamo fatto le partite che ci hanno portato punti, però magari non erano così divertenti. Ma quando è che è stato vicino veramente a esonerare Pillon? Dopo quell'intervista particolare contro il Palermo? No, prima del Palermo. No, ma io ho detto, se c'è un momento in cui ho pensato ma forse dobbiamo cambiare, è stato in quel periodo lì, Cosenza. Quell'intervista col Palermo?
ma anche col Cosenza, cioè io se devo guardare la partita col Cosenza, tu mi diceste la solita battuta, no, non era una battuta, mi sono proprio addormentato, non era una battuta, perché la partita col Cosenza credo sia stata la più brutta in assoluto vista l'Adriatico negli ultimi 10 anni. Sì, ma nel dopoguerra forse. Presidente, io resto dell'avviso che Pillon abbia tratto il massimo da questo gruppo. L'ho detto prima io. Ognuno c'ha i suoi gusti, per l'amore di Dio. Esistono le partite durante la stagione in cui ci si addormenta, esistono le partite pure che si meritano di vincere e si perdono, e ci sono le partite che si merita di perdere e si vince. Quindi, sì, però una squadra che fa parte del, degli che altri fa 32, passi una squadra che fa 32 punti nel girone d'andata, facendo un bel calcio, perché non è che fai i punti così, noi abbiamo fatto le partite a Padova dove abbiamo pareggiato, meritavamo di fare 6 gol. Alla fine abbiamo Spezia e Salerno, che sono campi non facili, abbiamo vinto delle partite, quindi voglio dire, delle partite belle le abbiamo fatte. A Spezia abbiamo fatto una bellissima partita, nel giro di ritorno probabilmente siamo stati un po' troppo sparagnini, perché abbiamo cominciato a fare i calcoli, perché forse l'idea quella, ma di tutti, ma anche della squadra, non solo dell'allenatore, magari dire centriamo i playoff, siamo a posto, cioè, io non sono d'accordo quando tu mi dici questa squadra è scarsa. Questa squadra non è scarsa, nel modo più assoluto. Non ho detto che la squadra è scarsa, ho detto che Pillon ha tratto il massimo. Se vogliamo fare, non me ne voglia nessuno, ma se vogliamo fare un paragone tra il giocatore che c'ha il Cittadella e il giocatore che c'ha il Pescara, io credo che se andiamo sul mercato poi vediamo chi vende i giocatori e chi non li vende. Quindi voglio dire. Ma non ho detto che la squadra è scarsa. Cittadella è arrivato con merito nella finale playoff giocando facendo vedere sul campo che queste differenze tra i grandi club che hanno speso dire di Dio, che avevano 3 giocatori per ruolo, alla fine il Cittadella l'ha annullato questo gap. Ma infatti lei prima ha detto così, che Pescara, pur non avendo un monte in gaggio da primi posti, ha finito tra i primi posti, quindi ritorniamo al 2012, noi non credo che siamo partiti per vincere il campionato nel 2012. Come non credo che il neanche Lecce è partito per vincere il campionato, penso. Neanche Lecce è partito per vincere il campionato quest'anno. Però a un certo punto a gennaio ha visto che c'erano le possibilità e ha fatto delle scelte. Sì, ha fatto delle scelte che sono andate bene, potevano andare male, come magari sono andate male alla Benevento piuttosto che a qualcun altro. La Cremonese stessa. La Cremonese credo che abbia un organico di tutto rispetto. Per la categoria, però purtroppo non basta. In Serie B, il campionato di Serie B è bello proprio per questo, perché l'ultima vince con la prima, cosa che in Serie A purtroppo non si vede più. 23-22, ultimo giro di domande per il presidente Sebastiani, inizio io, poi Rocco e Gabriele, poi chiuderemo questa stagione della Domenica Sportiva. Lei ha sempre parlato, presidente, dell'importanza dei conti, no? Per la società. Lo scorso anno ci sono state squadre molto importanti, mi riferisco a Cesena, Bari, quest'anno ha avuto grandi problemi il Palermo. In quest'ottica il Pescara sta benissimo, sta bene, da 6, borderline? Ma io non ho parlato dell'importanza dei conti. Solidità societaria. Io rispondo a chi giudica altre cose che secondo me per quella che è la potenzialità della proprietà di questa società, perché ribadisco, se io fossi Berlusconi probabilmente non starei mica qui a parlare dei conti, stacco un assegno, faccio un bonifico e faccio quello che devo fare. Ma in questo ottica Pescara non sono Berlusconi e quindi non siamo né Berlusconi né Berlusconini gli altri soci, per cui dobbiamo guardare i conti. Pescara in questa ottica è una società che non desta nessuna preoccupazione. Quindi sta più che bene. Ma sta bene sì, perché voglio dire, quando uno paga gli stipendi, paga le rateizzazioni che ha, ha fiducia del sistema per cui gli rilasciano le fiduzioni, che deve fare di più? Mica può fare i salti mortali con l'avvitamento, questo è quello che deve fare. È chiaro che poi adesso, se qualcuno conoscesse, prima di parlare, di accusare, di fare quali sono i regolamenti per iscrivere una società di calcio, probabilmente a Pescara moriremo col Pescara di nostra proprietà, perché è così, perché nella realtà i nuovi parametri per l'iscrizione delle società di calcio impongono tutta una serie di caratteristiche ai bilanci e alle società
e dei paletti, che per avere la società di calcio, quello che abbiamo fatto noi oggi è irripetibile, non si potrà fare più. Non può arrivare il Sebastiani di turno oggi che compra il Pescara oggi, deve arrivare l'imprenditore importante che ha una serie di credenziali. E c'è la squadra che sta per andare in B che rischi di non iscriversi. Beh, a proposito, complimenti a Luca D'Angelo, pescarese, che è andato in Serie B alla guida del Pisa, è andato a vincere 3-1 a Trieste davanti a 23.000 persone. Tra l'altro è un bravissimo allenatore, ha avuto una carriera da difensore anche in Serie B, però non è mai stato a Pescara, pur essendo un pescarese d'oro. Si attende la vincente tra Piacenza e Trapani. Sì, c'è una squadra che sta andando in B e che rischia di non andare in B. Vabbè, ma non facciamo nomi, dai, Gabriele. Il Trapani ce l'ha messo in mora. Una ce l'ha rimasta. Ce l'ha messo in mora, un atto ufficiale. Quindi comunque il Pescara, in quest'ottica di società che hanno avuto problemi, il Pescara non ha problemi, è una società che sta bene in Serie B. È una società che sta bene, ma deve essere attenta. Ma quella di stare attenta ai conti e di avere i conti in ordine non è che è una cosa... è un plus della società, cioè non è che deve essere un applauso fatto alla società, quello dovrebbe essere la regola. Cioè, non è che mi deve... Infatti fino a qualche anno fa, fino a diciamo 20 anni fa, non si stava a discutere di queste cose qua, nel senso che era una regola. Non era una regola, no. Permettimi di sentire su questa cosa, perché io quando sento parlare, quelli facevano calcio 20 anni fa, veramente bisognerebbe sedersi a una tavola rotonda e parlare di come facevano calcio 20 anni fa e come si fa calcio oggi. 20 anni fa si scriveva con gli assegni postdatati, ci si scriveva senza fiduzioni, i giocatori si pagavano quando volevi, perché non c'erano... No, era così, Rocco, probabilmente non c'eri tu. Me lo ricordo bene, qualche annetto ce l'ho pure io. Appunto, siccome c'è qualche annetto non puoi dire di no, perché i giocatori non avevano le scadenze federali, potevi pagare quanti pareva, tanto è vero che la gente finiva di giocare a giugno e poi risolvere l'anno dopo. Oggi sono tutti fenomeni a parlare di quello che c'è oggi. Oggi non è massimo così, due mesi puoi far ritardo. Oggi tu ogni due mesi c'è le scadenze federali, dove paghi le scadenze, paghi i contributi, paghi tutto quello che c'è da pagare. Per iscriverti ci vuole una fiduzione di 800.000 euro e non puoi portare le fiduzioni fasulle, perché devi portare quelle vere. I parametri per l'iscrizione della società, se sfori i parametri devi garantire con fiduzione bancaria, se sfori il rapporto tra gli emolumenti e il fatturato, al quale non partecipa, per il fatturato si intende il fatturato solo tipico della società, non partecipano le plusvalenze, quindi se tu hai dei ricavi per 7-8 milioni, tu puoi spendere massimo il 50%. Tutto quello che spendi in più lo devi garantire con fiduzione bancaria. Oggi non è facile fare calcio. E poi tu, la gente parla perché queste cose non le sa, chiaramente io non è che devo venire in televisione a spiegare quello che ci vuole per fare l'iscrizione, io devo iscrivermi e basta. Perché, ripeto, è la regola, perché è l'obbligo che mi sono assunto nel momento in cui ho preso il Pescara. È chiaro che se dovessi venire a spiegare a tutti questi fenomeni di Pescara che parlano, mi ci siedo volentieri e poi se ne scappano una volta, perché la realtà è questa. Poi oggi devo sentire qualcuno ancora che parla del passato. Il passato è un'altra cosa, un'altra storia, non c'entra nulla con l'attualità. E fa bene fa Gravina a continuare a mettere paletti, perché si arriverà a un punto che chi ci può stare ci sta, chi non ci può stare va fuori. Senti, però la regola 20 anni fa era che chi faceva calcio aveva la possibilità di fare calcio e la regola era tenersi in regola su determinati paletti. Oggi quali? È diventato... Quali paletti? Dimmi tu. Quelli dell'epoca. Tu quali paletti c'erano all'epoca? Il discorso che oggi è diventato, il pallone è finito troppo in mano ad avventurieri. E da qui la necessità di mettere dei paletti, giustissimo, sono perfettamente d'accordo. Ma voi non vi dimenticate che l'anno del Pescara di Galeone si è iscritto perché il Palermo invece di presentare l'assegno circolare, presenta l'assegno bancario. Prima 5 punti di penalizzazione e poi appunto, manca l'iscrizione. Quindi voglio dire, quali paletti c'erano? Non c'erano i paletti, c'erano solamente che... A quell'epoca Marinelli, che lo racconta sempre... Ma certe volte bastava una telefonata di uno a banca, e la banca ti dava l'ok, e poi si impegnava su quella telefonata. C'erano imprenditori che si potevano permettere quella telefonata. Sì, oggi, quello è il discorso di fondo, Rocco, se vogliamo essere chiari. Caro Rocco, non è che ci dobbiamo girare attorno. Caro Rocco, i giocatori... Ma sì, ma c'erano imprenditori che però si prendevano il Pescara o prendevano il Milan e costruivano pure in mezzo all'acqua. Oggi queste cose... Sono finite e io neanche le voglio, ne voglio manco sapere, però voglio dire, il mondo è cambiato, ma è cambiato per tutti. Sentire oggi delle prediche da parte di qualcuno che ha fatto calcio
20 anni fa, 30 anni fa, con sistemi diversi, a me mi viene a sorridere onestamente, perché oggi quella gente lì non potrebbe manco fare la terza categoria, non nella Serie A, che è una cosa diversa, caro Rocco. Perché quando tu mi dici c'erano delle situazioni diverse, non è così, non è nel modo più assoluto. Sì, c'erano personaggi imprenditori di spessore diverso. Questo non, gli avventurieri non... c'erano anche ieri, perché se erano di spessore diverso non facevano gli assegni postdatati, caro Rocco. Presidente, le penalizzazioni, le mancate iscrizioni, i fallimenti sono iniziati negli ultimi... Sì, perché, perché ci sono le regole, prima non ci stavano, quindi non le sapevi proprio queste cose. Rocco, mi dispiace, ma purtroppo devo dissentire con te in tutto su questo aspetto. Ultima domanda, però, vai. Un paio di curiosità, l'allenatore della primavera e il main sponsor? L'allenatore della primavera non ancora lo decidiamo, e quindi lo decideremo nei prossimi giorni sicuramente. Profilo? Ma profilo di continuare sulla falsariga di quelli che sono gli allenatori del settore giovanile, gente che ha voglia di far crescere ragazzi. Noi non abbiamo chiesto neanche quest'anno, lo avevamo fatto e sono arrivati i risultati in quasi tutte le categorie, ma soprattutto sono arrivati i risultati quelli che vogliamo noi, cioè la crescita dei ragazzi. Il fatto di avere tanti giocatori convocati nelle varie nazionali per noi è un successo importante. Quindi avrà un profilo fatto apposta per far crescere i ragazzi. Noi a Zauri non avevamo chiesto di vincere il campionato, avevamo chiesto la possibilità di far crescere i ragazzi e magari di vederli in prima squadra. Quest'anno non è stato possibile, il prossimo anno mi auguro che qualcuno possa venire su. Per fare questo, con Giorgio si è deciso di lasciare qualche posto da riempire con i ragazzi della nostra primavera, perché altrimenti difficilmente vedremo mai, e tanto lo sapete che tutti gli allenatori, giovani, vecchi, di qualsiasi tipo, tra il giovane e il vecchio gioca sempre il vecchio, perché gli dà più tranquillità, più sicurezza. Una volta era meglio perché c'erano rose di 15, 16, 17, 18 massime e durante l'anno, se c'era una necessità, uno o due ragazzi esordivano in prima squadra. Questo è quello che vogliamo fare noi. Oggi ci siamo arrivati grazie anche al fatto di aver per strada smaltito tutta una serie di contratti. Quindi quello che dicevi tu prima. Solo una curiosità finale. Veloce. Ritieni che Zauri sia un predestinato? Ma la parola predestinato non, cioè uno nato non, per fare non la uso. Il Zauri ha dimostrato... Per Di Francesco l'hai usata? Per Di Francesco l'ho usata, sì. Ma non perché sia... Eusebio, al di là del rapporto personale che ho sempre avuto con Eusebio, forse è quello con il quale ho vissuto un po' più da vicino gli allenamenti, quindi è stato sempre un qualcosa di particolare. Per gli altri non l'ho mai usato, ma credo che sia un ragazzo che abbia tutte le qualità per poter lavorare in questo mondo anche da allenatore. Da giocatore credo che l'abbia dimostrato e non devo essere io a valutarlo, ma da allenatore, per quello che ha fatto in questi anni con noi, anche sotto la gestione Oddo, ma soprattutto quest'anno nella primavera, credo che possa essere un futuro allenatore. Noi siamo arrivati al termine, Presidente, non le chiedo nomi perché tanto non me li fa, i tempi, tra quanto potrebbe arrivare il primo colpo dal mercato? Dipende, potrebbe arrivare pure domani, ma dipende. Se domani siamo arrivati a mezzanotte ce lo può dire. Dico, potrebbe arrivare pure domani, magari ti arriva la telefonata di quello che tu stai, quello che prima di cui stai parlando. Quello che ha squillato prima al telefono, era Daniel Ciofani? No, può darsi pure che arrivi domani. Presidente, io la ringrazio. Voglio finire una cosa, giusto per rispondere a Rocco sul discorso di prima. Quando Marinelli e Company compravano i giocatori, quando comprarono il povero compianto Zucchini, mi raccontano sempre, lo fanno con simpatia, che firmarono un pacco di cambiali, no? Oggi invece di firmare un pacco di cambiali che pagherai, o forse... o fai il bonifico, o fai una fiduzione bancaria che è uguale al bonifico. Quindi come fa a essere il calcio di oggi uguale a quello di 20 anni fa? Presidente, grazie per aver chiuso questo ciclo della Domenica Sportiva, grazie a Gabriele De Bari per tutta la collaborazione di questa stagione, grazie al caporedattore della Pagine Sportiva del Centro, Rocco Coletti. Noi ci vediamo il prossimo anno con la Domenica Sportiva di Rete 8, un ringraziamento speciale a chi ha curato la regia, Dino D'Angelo.
Roberto Cherchi, la telecamera, vieni Roberto, dai, vienici a salutare, Roberto Cherchi alla telecamera, eccolo qui Robertino, grazie per tutto il lavoro a Robertino Cherchi. Vi ricordiamo che sabato prossimo un'altra squadra di Pescara, l'Amatori, nel basket si giocherà la Serie A, palla 2, ore 18:30 a Montecatini contro Milano, dovesse andare male, altra chance la domenica alle 18 contro la perdente tra Orzinuovi e San Severo, mentre sempre domenica prossima alle 20:30 l'Acqua e Sapone in gara 5, oggi ha ribaltato la serie, tornerà in Abruzzo per provare a festeggiare un altro scudetto. Lo sport abruzzese, come vedete, non va in vacanza. Andiamo in vacanza invece noi della Domenica Sportiva, torneremo subito dopo le lunghe ferie estive per un nuovo ciclo con i programmi con Rete 8 Sport. Ciao!